Lei è Sofia, moglie di Lorenzo e mamma di Riccardo. Ogni giorno c'è qualche decisione da prendere, ma quanti dubbi! Per fortuna ci sono loro ad aiutarla a fare le scelte giuste. Gli estremi rimedi in Accendi la mente sulle tue finanze. Mamma, grazie! Quando ho visto la notifica della banca ho pensato un errore. Sì, sì, a dopo. Siamo andati dopo la scuola. Che tenerezza, sono commossa. Bene, mettiamoci al lavoro, dobbiamo investirli subito. Ma chi dobbiamo investire, scusa? Ma come chi? Ma ti pare che investiamo qualcuno? I soldi, dico! I soldi? Quali soldi? Non pensarci nemmeno. 4.000 euro, un regalo importante per i 10 anni di Riccardino. A 10 anni 4.000 euro? A noi neanche una bicicletta, a lui 4.000 euro. Quello della nonna è un gesto estremamente previdente. A me sembra esagerato. Ma mica deve spenderli tutti adesso. Finalmente qualcuno che pensa al futuro in questa famiglia. Allora cosa facciamo? Li teniamo fermi su un conto corrente? No, li facciamo fruttare. Dobbiamo informarci subito e fare i conti. Ma sì, perché è l'unica cosa che conta. Oh, calma, relax, perché a me sembri già un po' troppo agitata. Sono troppo agitata, via. Ci penso dopo. Eh no, cara Sofia, non dare retta a questo qui. Allora, questo qui ha semplicemente suggerito di prendersela con calma, aspettare l'ispirazione, un segno. Sì, un bel fulmine dritto dritto, magari aiuta. Invece scommetto che tu vorrai cominciare con i tuoi ragionamenti complicatissimi. Non sono complicati, ma non te lo ricordi l'amico di Lorenzo, il suo consulente finanziario? Ah, l'amico di Lorenzo, cos'è che diceva? Brava Sofia, l'amico di Lorenzo dice sempre: la prima regola nella finanza è più guadagni, più rischi. Più guadagni, più rischi, sì, questa me la ricordo. Bravissima, investire in prodotti con un minore rendimento atteso può abbassare il rischio, anche se questo vuol dire guadagnare meno. Sì, però così non c'è più divertimento, dai, mi manca il brivido. A volte bisogna rischiare e puntare a guadagni più alti. Perché può andar bene. Ma può andar male. E per ogni investimento devi chiederti quali rischi sei disposto a correre. E Sofia non ha alcuna intenzione di rischiare. Sì, però non c'è ogni volta bisogno di quei ragionamenti complicatissimi. Per esempio, io so di un'operazione che si può fare anche subito. Perché in 2 anni triplica l'investimento. E dopo altri 2 anni lo quintuplica. Scusa, lo quintuplica. E da quando sei un esperto di mercati? E da dove arrivano questi dati così precisi? Beh, sai, l'ho letto su una piattaforma di trading online, garantisce dei ricavi incredibili. Incredibili? Impossibili, vorrei dire. E su cosa ti consigliavano di investire? Sullo smalto per rinforzare le unghie di Chihuahua? Ma dai! È un mercato in continuo sviluppo, però tu come fai a saperlo? È una fake news che gira sui social. Allora ti do un'altra dritta. L'altro giorno c'era Sofia al bar che beveva il caffè e di fianco a lei c'erano 2 uomini che parlavano di investimenti e di finanza. Allora, uno ha investito tutto nelle canistracci oil e ha guadagnato il 20% in 3 mesi. Il 20%! L'altro invece ha comprato un'obbligazione che rende il 5% in più all'anno rispetto ai titoli di Stato. Ma ti rendi conto? Cioè, facendo così noi possiamo investire la metà dei soldi di Riccardino e l'altra metà ce li spendiamo come vogliamo e ci divertiamo. Ah, e già che c'erano quei 2 al bar, ti hanno anche indicato su quale cavallo puntare alla prossima corsa all'ippodromo? Adesso cosa c'entrano i cavalli? Scusa, qua si sta parlando di finanza. Se adesso sei un po' così perché io ne so quanto te, non è colpa mia. E comunque cosa c'è che non va in quello che ho detto, scusa? Partiamo dall'obbligazione che renderebbe il 5% in più dei titoli di Stato. Ti sei chiesto il perché? Perché è più rischiosa. Ad esempio, chi ha emesso il titolo ha un alto rischio di fallire e quindi non ripagarti i soldi alla scadenza. Ma ti ricordi che fine ha fatto l'investimento della zia di Sofia? Che ha comprato i titoli dell'Argentina? Un affarone, si vantava. E del cugino? Che invece ha comprato le obbligazioni subordinate? Senza neanche sapere cosa fossero. Ah! E se la società che ha emesso il titolo poi non paga la scadenza, che fine fanno i soldi di Riccardino? Appunto. Puff. E vabbè, e allora andiamo con l'obbligazione, che ce ne frega. Facciamo come diceva l'altro esperto, scusa, investiamo tutto nella canistracci oil e guadagniamo il 20% in 3 mesi e non se ne parla più. Ah, quello del bar era un esperto?
E beh, secondo me sì, era un uomo distinto, anche un bell'uomo. Ma guarda, se ha investito tutto in un unico titolo, di certo non era un esperto. Oltre a non prendersi dei rischi che non si è davvero disposti a sopportare, è importante diversificare il portafoglio. Ossia, non bisogna puntare tutto su un unico mercato e ancor peggio su un unico titolo, ma cercare di investire in titoli diversi che possono muoversi in direzioni diverse. Così che se nella peggiore delle ipotesi dovesse andare male, non perdiamo tutto contemporaneamente. Mai mettere tutte le uova nello stesso paniere. Mi stupisci? Grazie. Questo riduce l'esposizione al rischio. Se i tuoi investimenti sono abbastanza diversi tra loro, se perdi su un titolo, puoi sempre guadagnare su un altro, o almeno mantenere parte del valore. Come sulla bilancia. Che saggezza! E da dove l'hai tirata fuori? Sto imparando. Anche perché se impariamo a gestire bene i nostri soldi, poi ne abbiamo di più in futuro da poter spendere. E quindi lasciamoci consigliare dall'amico di Lorenzo, va. Stavo per proporlo io. È uno stimato consulente finanziario. Ed inoltre vuole bene a Lorenzo e Sofia. Quindi li consiglierà sicuramente nel loro migliore interesse. Esatto, quindi lasciamoci consigliare da un esperto competente. Bottone rosso! Ciao, sono Sofia, la moglie di Lorenzo. Ho bisogno dei tuoi consigli. A conti fatti, affidarsi a un esperto è una bella garanzia. A dubbi estremi, estremi rimedi.